Thank you.
Hello, se c'è qualcuno, se non c'è nessuno, non mi interessa. Tra l'altro oggi è giornata di grandi esperimenti perché, come si può notare, non ho le cuffie, ho l'audio direttamente che mi esce da una cassa. Spero non si sentano riverberi, cose dal microfono. Però ecco, se ci dovessero essere, nel caso qualcuno mi avvisi. E niente, appunto, live a sorpresa e a caso, perché non era previsto di fare live né oggi né tantomeno a quest'ora, perché questo non è un mio orario di live. Però avevo voglia di giocare a Mario Kart, ieri era saltata la mia live di Mario Kart, quindi oggi gioco a Mario Kart. Ho detto, startiamo la live, sti cazzi, tanto gioco, non cambia nulla farla o non farla. Tra l'altro, appunto, non so come si senta in questo momento, quanto siano alti, sbagliati i volumi. Sono esperimenti, vedrò dopo. Altre cose importanti? Non mi pare. Sto pensando a altre cose da dire. Ah, settimana prossima inizia una serie. Lo dico, tanto non c'è nessuno a sentire. Cuphead, giochiamo a Cuphead. E niente, quindi il piano di oggi è di giocare prima in single player tutti i circuiti nuovi e poi andare in multi a vedere che casino succede. Niente, io direi che startiamo subito. Ripeto, non so come funzionerà a livello, come si dice, perché non so parlare italiano, no, non forget game capture, dicevo, spero andrà bene come volumi, spero che si senta bene, che non ci sia doppio audio, ma se arriva qualcuno me lo dice. Cioè, la mia speranza, ma in realtà dovrei poterlo verificare da qui. Allora, a occhio non dovrebbe dare fastidio. Posso alzarlo un altro pelo. Anzi, lo tengo basso qua e lo alzo da qui. Un po' 70. Cioè, guardando le barre dei volumi, quello che prende il microfono è più basso del game, quindi non dovrebbero esserci problemi. Non dovrebbero esserci grossi problemi. Ho messo la webcam quadrata con il col bordino teal, molto carino. E niente, dai raga, un giocatore, gran premio. E direi startiamo con 150. Solita mia cosa. Ed ecco i circuiti DLC. Quindi si sanno già i simboli. Ok, carino. Speriamo che qua ci siano cose di Odyssey. No, però sono retro. Sono tutti retro, quindi no. Vabbè. Vabbè, dai. Trofeo scatto dorato. Iniziamo. Che bello giocare a Mario Kart. Era da tanto che non giocavo, mi mancava. Promenade di Parigi da Mario Kart. Allora, li ho visti giocare. Non li ho giocati, ma li ho visti giocare. So che i circuiti di tour cambiano giri. Cioè, ogni giro cambia la strada che devi fare. Ed è molto figa questa cosa. Perché, allora, io tour l'ho giocato. Non tanto, però soprattutto quando era appena uscito un pochino. Bastardo. Baby Luigi di merda. Soprattutto quando era appena uscito un pochino ci ho giocato.
Questo di Parigi mi pare che sia uscito quando avevo già smesso di giocare. Però poi dopo proviamo anche c'è anche quello di... No, una vittoria! Dicevo, più avanti c'è Tokyo, Tokyo Blur, si chiama in inglese, in italiano non lo so. E quello mi ricordo che mi c'ero chiuso per fare il record. Quindi probabilmente quello me lo ricorderò. Questo, ripeto, non ricorderò quello meglio tanto. Però, cioè, sono belli. È proprio figo. Anche l'idea di fare i circuiti nella città era una bella idea di tour. Peccato che la qualità generale di tour non fosse tra le migliori. Però ci ha permesso di avere questi circuiti in Mario Kart 8, sperando che 9 o 10 arrivi non presto, perché sappiamo che tutti i circuiti andranno avanti fino alla fine dell'anno prossimo, per quanto si è capito, ne avremo per 2 anni, quindi tutto il 2022, tutto il 2023. Però dai, io comunque sono contento, una scusa per giocare a Mario Kart. Tra l'altro adesso c'è questa figata, per cui, visto, questo ultimo giro lo stiamo facendo al contrario. Il terzo giro è praticamente il secondo, ma al contrario, è fighissimo come idea. Anche perché se non faccio 60 mi incazzo. Se non faccio 60 mi incazzo davvero. Un pelo più di luce. Pel di luce in più. Circuito di Todd 3DS. Io Mario Kart 7 non l'ho mai giocato, quindi in realtà per me tutti i circuiti del 3DS sono novità. Quindi non ho mai giocato Mario Kart 7, che è quello per 3DS, e Double Dash, quello per GameCube. Uccidi Todd, la verità sì. Ce l'ho comunque. Però è molto antipatico, diciamo. Cazzo, che figo. Ma te mi sai dire se si sente il doppio audio? Perché non ho le cuffie e c'ho l'audio del gioco da una cassa. Però non dovrebbe sentirsi, però nel caso dimmi se no più stranezza con l'audio. Non mi pare, perfetto. Quindi vuol dire che ho mixato bene i volumi. Oh. Sono anche i tipi timidi. Vaffanculo! Non so perché non vi abbia colpito, però che gran culo. Di Luigi, buono questo. Non me lo tolgono con lo shock, buono. Questa regalata. Tanto poi quando parli in online mi fanno il culo, quindi. Ok. E tra l'altro in online per ora non ci sono ancora i circuiti nuovi. Cioè dal 22 li mettono nella rotazione. E la cosa figa è che li possono giocare anche. Li può giocare anche chi non ha comprato il DLC, però deve sperare che gli esca a caso il circuito. Invece se hai il DLC lo puoi selezionare.
Ah, questo l'ho giocato in tour. Ok, me lo ricordo. Sì, esatto, non è come su Wii U, perché su Wii U avevano fatto le due lobby separate, una per chi aveva i DLC e una per chi non ce li aveva. Invece qua sono unite, ma semplicemente i circuiti DLC li può selezionare solo chi ce l'ha. Perché con tutta la gente che ha Mario Kart sarebbe stato da folli separare e dividere la user base. Quindi, non so benissimo. Io mi ricordo la cosa di Mario Kart 8 su Wii U, c'era rimasto un bel in merda quando avevo scoperto che c'erano le lobby separate, perché c'era una streamer che adoravo, che seguivo sempre, che ogni tanto faceva live di Mario Kart 8 e mi faceva troppo incazzare su Wii U, ancora giusto, ovviamente non avevo uscito, mi faceva parecchio incazzare il fatto che appunto io non potessi giocare con la community perché non avevo i DLC. Invece ora, fortuna, sta cosa non vale più. Cioè, tutta la cosa terribile. Non c'è niente, le CPU a 150 sono proprio. Non so se gli hanno messo un po' di rubber banding, ma non credo. Rubber banding, non so se qualcuno lo sapesse, è una pratica che fanno soprattutto nei giochi di macchine, per cui rendono più veloci le CPU quando sono lontane da te, in modo che per loro sia più facile raggiungerti. Non me lo meritavo. Questo primo posto non me lo meritavo, però io lo prendo, non mi lamento, va bene. Va benissimo. Grazie, ciao. Grazie mille. Dick move totale, sì. Che vabbè, il culo è stato che anche Baby Rosalinda ha tirato il guscio rosso nel momento giusto, altrimenti Baby Luigi non l'avrei mai superato. Yes. Dai, punto ancora i sussurri. Che bello! Il Coconut Mall, che bello! Questo si può ancora fare il trick, yes! No! Che sogno! Sto giocando a Coconut Mall in 3D, in HD! Che cazzo di sogno! Le macchine non si muovono, questo lo so, purtroppo. Ah, no, no, non posso commentare, posso solo vibare. Glider è più lento. Ok, grazie. Ma lo conosco a memoria questo circuito. Cosa cazzo vuoi che ne faccia il Blooper? La bomba l'ho dovuta buttare.
No, per dire Rosalinda, non osare raggiungermi, non rovinarmi il momento. Questo è il mio momento. Allora, dovrebbe darmi comunque 3 stelle. Se non mi ricordo male, dovrebbe darmi comunque 3 stelle, però che cazzo! E come facevo? Ah, tu dici col guscio blu. Ma mi avrebbero raggiunto anche gli altri dietro. Che futta! Che futta, vabbè. Che cazzo è? Io ho amici che non ho idea chi sia, vabbè. Tra l'altro, vabbè, la mia combinazione non è per niente... Ah, tra l'altro... Questi non hanno neanche stelle, perché poi io li ho fatti tutti a 200. No, no. Vediamo se mi ricordo bene. Io quelli non ho stelle, perché li avevo fatti... Esatto, li ho fatti tutti a 200. Ok, ok. Ok. A speculare e a 200 perché mi servivano per sbloccare tutti i pezzi d'oro. A 200 non ci so più giocare. 200 probabilmente ora non ci sono capace di giocare. Cioè i circuiti nuovi no, di sicuro. Allora, Neon di Tokyo, questo me lo ricordo a Tour, con il fungo del DS, ok, giardino nuvola. Ecco, Vo Ninja. Vabbè, non mette il coso, ma in realtà è di Tour. Non capisco perché non metta il simbolo, però. Editor, editor. Pam pa pa pam pa pam. Para pa para. Che bello. Che gran bello. Chi ci abbiamo di stanzi? Lakitu, Piccolo Rosa, Luigi, Donkey Kong, Morton, Rosalinda, ti ho detto, di Rosalinda, Cupido, Ludwig. Allora, e anche questo, essendo ovviamente un circuito di tour, la strada cambia più i giri. Che poi perché fanno questa cosa? Perché praticamente in tour ci sono più varianti dello stesso percorso, però nella stessa mappa. E quindi qui in cosa hanno fatto? Hanno fatto un unico percorso, però in... però... unendo le varie varianti. Che secondo me è un'idea notevole. Ora sono tutte a destra lì. Perché lui gli dà le 3 banane in terza posizione, in prima posizione e a me... non mi ha dato niente. Fatto la spettatoria, è andata bene. Non è Mario Kart qui, non è Mario Kart. Che figo. Non ho bisogno di capire cosa dietro per tenere il secondo dietro. Dai, no, 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 fammi arrivare, fammi arrivare, fammi arrivare. Sì, questo è strafigo. Questo è strafigo. Ma anche quello di Parigi all'inizio, non so se l'hai visto. Quello è molto bello. Vabbè, avevo spazio. Ero più lontano di quanto pensassi. Che bello. Non mi fa impazzire...
l'estetica così minimal, perché è molto diverso rispetto agli altri circuiti di Mario Kart 8, però è proprio bello. È proprio proprio bello. Troppo presto? Troppo larga! Aiuto! Questa è in 200 e un incubo. E tra l'altro ovviamente questa qua perché ha 2000 curve? Perché essendo un circuito di Mario Kart DS era pensato per fare lo sneaking. In Mario Kart DS facevi un botto di derapate. Questa non la so prendere con la curva, è difficile. Sono difficili le curve, eh? Bisogna fare un po' di break drifting. Se ho detto break drifting, che è quando freni durante la derapata. Whoop! Sei gusto. Che bello. Vedere questo dopo aver corretto tre progetti di carte video che mi sei in una boccata d'aria fresca, beh, direi. Scommetto che in realtà perché quelli erano troppo belli, i progetti erano fatti troppo bene, quindi... rimbalzi! Culo, che sei... se hanno fatto i funghi in realtà i progetti erano troppo perfetti, ti sei vergognato di quanto erano perfetti, quindi hai detto andiamo a vedere un po' di cagata. Crash Racing, la roba di... la roba dei Chocobo, Chocobo GP è il GOTY di quest'anno. Quanto? Questa era inevitabile. Sono anche fatti bene alcuni frangenti, ma quello più meglio, quello mio finale, le auto che vanno a 0-5 in un minuto. Madonna! Perché ha deciso di giocare a Mario Kart anche lui.
tenere questo. Niente gusci blu, grazie. Niente gusci blu, grazie. Oh. Rischione tantissimo. Sì, stavo per cadere. Stavo per cadere male. Bello. Indietro, esatto. E anche questo è di tour. Ma male, ci sono le frecce. Puoi salire le scale? In che senso? Bah! Che cazzo di senso? No, vabbè, ma questo è pazzesco! Arrivi se... No, ma che cazzo mi stai dicendo? Non me ne frega nulla se arrivo ultimo, ma che figata è? Cioè, puoi fare il cazzo che ti pare? Questo è fuori di testa. Vabbè, incastrati di più. Ma in che senso? No, io voglio andare giù adesso, non lo so. Questa mi ha fregato. Questa curva non mi conviene. Ah no. Però ecco, non prendiamo le... Fighi tipi di ninja. Vabbè, la musica di Mario Kart come sempre. Pazzesco. Io ora qua faccio il trinco. Stream Elements che manda il messaggio con la DAB nel momento perfetto. Bene, là è finito. Che palle che prima non ho fatto 60. No, no, Stream Elements li mandava solo. Allora, cazzo se sono fighi. Cazzo se sono fighi. Sono proprio belli, non vedo l'ora dei prossimi. Però vabbè,
cioè giocarli in continuazione in single player non è che sia così esaltante, ecco, quindi no, non voglio fare 200 cc per carità. Quindi io direi che ci trasferiamo in modalità online. Facciamo un po' di Mario Kart. Tra l'altro, com'è, raga, in chat? Chi c'è in chat? Facciamo sta cosa. Cerchiamo Best Combo Mario Kart 8 Deluxe. Mi dovete dire come se la sta cavando il bitrate. Allora, chiunque pesante, ossia Bowser, Wario o Morton. Morton mi sta molto antipatico. Morton è Bowser. Bah, Wario forse è più semplice. Allora, Kart. Mettiamo quello che c'è nell'immagine perché non so i nomi in inglese. Poi quella è viola. No, il tempo! Quella è viola. E poi uno qualsiasi. Melodromo, melodiodromo, che più bello. Thank you, thank you. Vai tranquillo. Falliscio il bitrate, vabbè. Non sta smarmellando troppo. Perché tanto è al massimo, quindi non posso. Scusate, devo insultare per. Sono abituato a giocare con il kart, però devo stare come sono già ultimo. Non riesco a fare. Dai, 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 concentrazione. Mamma, aggia. Aggia. Non volevo usarlo, però da fermo. Va bene. Va bene, dai, ho fatto il recuperone, ho fatto il recuperone, perfetto. Sono comunque contento.
ci fosse più gente in chat. Non è uno shade, anche perché è uno shade nei miei confronti che ho zero persone o una persona in chat. Farei le scommesse. Tipo, arrivo top 5, però non ha senso il numero, perché non vinci niente. Ok, Momo Farm. Io so un sacco di nomi delle cose in inglese perché è un po' di tempo che sto seguendo degli youtuber americani che giocano a Mario Kart Wii. E quindi mi ricordo i nomi dei circuiti in inglese, tipo Mumu Farm. In italiano non ho idea. Ah, Mumu Meadows, Mumu Farm è un altro. Ma no, ma... Che sogno, non so giocare. Questo dimostra quanto in realtà i miei amici facciano ancora più cagare, perché io arrivo primo senza neanche provarci con gli amici a Mario Kart. Come vado online. Lo scopo non è arrivare qui. O meglio, lo è, ma non in questo momento. Andiamo alle mucche. Non le ho tagliate come avrei voluto. Devo costare là. Comunque, il pack è abbastanza compatto. Quindi non è che è difficile passare all'ultimo posto. Ma che nessuno mi tagli, datemi il mio quinto sesto posto e nessuno si fa male. Sesto di nuovo. Va bene. Niente da dire. Finché guadagno punti e non li perdo, niente da dire. Ho fatto più punti di chi ne ha meno di me e meno punti di chi ne ha più. Va bene. Va benissimo. Nessuno si lamenta. Nessuno. Va bene. Siamo tutti tranquilli. Pa, 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 pa. Tutti giapponesi ovviamente. Let's go. Cascate di puntini, ok. Ma che cazzo! Che palle! Stavo andando. Stava finalmente andando bene. Allora, chi è a salire su? Allora, va. Shortcut. Okay,
Lucas. Mappa, Lucio, buono, buono. Buono. Va bene. Va benissimo. Non mi lamento. Fossi stato un po' più concentrato, forse terzo sarei riuscito ad arrivare. Però va benissimo. Non mi lamento, non mi lamento. Va tutto bene, va tutto bene. Bello questo. Ne approfitto per controllare un paio di cusse. Un paio di cusse. Ok. Tutto a posto. Da qua non si può aprire. Cazzo. È vero che dopo un certo punto ogni tanto può uscire 200. Dai. Concentrazione. Concentrazione. Partiamo male. Ok, sono stato primo per un secondo, la mia vita è completa. Dritta alla parte giusta. Ok, in realtà mi va bene. Buono, shock dodge. Ottimo, ottimo, ottimo. Vabbè, non riesco a rimettermi in strada. Come faccio? Ma com'è possibile che tipo timido abbia? Come cazzo è possibile che tipo timido sia riuscito a spingermi? Io sono chiaramente più veloce, più pesante. Zero, vabbè, zero, d'accordo. D'accordo, zero, va bene, va bene.
Proviamo con Record Road. Panacci. Ma che bello quello sopra di me. Dai. Che palle, dai, un attimo, cazzo. Da Orda. No, tranquillo, a meno che non... non sala... non abbia proprio... un rage quit totale. Ne ho ancora pure un po'. Zero. Che palle. Che palle. Stava andando bene. Porca puttana. Non me ne fa bene una. Non me ne fa bene una. Cazzo. Sono stato terzo per un giro intero e poi esplosione della morte. Cioè, tutti avevamo certo, avevamo scelto quello, abbiamo il cazzo di deserto. Dry, dry desert. Va bene, d'accordo, giochiamo questo. Let's go.
il draft. Fatta. Oppure può prendere il doppio. Faccia, va bene. Sto reimparando le cose da fare. Non riesco a prendere bene le linee con il kart. Ho voluto fare il togo e... No, ma come fai a non prendere? Cioè, ho voluto fare il togo e prendere la combinazione migliore dell'online. Ma si è... probabilmente ritorno. Non credere. Allora, però, con il golden. Io qua, se non ricordo male, posso fare una sorta di... Ma perché fai il giro? Dammi un altro cazzo di pallottolo Bill. Dai, un minimo di disastro sono riuscito a farlo alla fine. Più tre, va bene. Mamma mia. In online è veramente dura. Nell'online è veramente, veramente dura. Guarda che faremo il tubinito piranha, guarda, io già lo so. Ho casuale. Ah no, Yoshi. Ok. Vabbè. Lo sapete che Yoshi Circuit, questo qua è il circuito di Yoshi, la minimappa è a forma di Yoshi. Però abbiamo fatto a 200 mi mancava questa, ma cioè c'è proprio, hanno fatto un modello. Thank you.
Ah, era per fare male. Beh, però ci poteva stare. Cioè, poteva essere una cosa. In effetti non era ancora morto quando è uscito il gioco. Però ci poteva stare. E quello, cioè, era una cosa credibile. Cioè, non ho faticato a crederci. Sì, cioè, a lei dà il cazzo. Almeno non sono arrivato ultimo. Almeno ultimo no, dai. Non ho neanche visto quanti punti ho perso. Imbarazzante. Cos'è? Non ho visto. Pista Arcobaleno 150. Ok, va bene. Oh no, c'è un glitchato. Per un attimo. No! Che palle! Stava andando bene! Cioè, ok, sesto, meglio di tredicesimo, che neanche c'è. Però che cazzo! Basta proprio un secondo di sfiga? Big Blue, che bello! Dai, raga, tutti Big Blue. Pi.
No, sono andati tutti. No, no, no. Usciamo, non voglio giocare in due, che tristezza. Resettiamo la pool piuttosto. And now we wait. Senti. Torniamo al mio caro vecchio. Non sarò il più veloce di tutti, però almeno è una combinazione che conosco. Ero distratto questo qui. Oh, molto meglio. Posso prendere queste più strette. Poi faccio cagare lo stesso, però almeno faccio cagare giocando come dopo. Beh, direi che è stata tutta un'altra cosa questa. Direi che è stata decisamente tutt'altra cosa. Ok, non ci sono giapponesi. C'è un solo giapponese, però dai, ora è andata molto meglio, cazzo, sono arrivato secondo. Cioè, porca puttana, Infatti mi è venuto il dubbio di non aver messo la categoria giusta. È giusta. Un'altra gente, vai. Buonasera, buonasera, buon pomeriggio. Non so neanche più che ora è. Live a caso e a sorpresa, come dice il titolo. C'è brutto tempo, avevo voglia di giocare. L'avrei dovuta fare ieri sera la live di Mario Kart, però non potevo e quindi ecco. Mandato di arresto per mandato di arresto per reato di live fuori schedule. Lo so, però
L'alternativa era fare una sola live questa settimana. La dovevo fare ieri, infatti il titolo era già pronto, ma non... alla fine non ho potuto perché siamo usciti a cena. E quindi ho detto fanculo, vogliai giocare? La faccio adesso. È bello il booster pack. Poi vabbè, per ora ci sono solo 8 circuiti nuovi, però cioè sono fighi, perché poi appunto quelli di tour, quelli del gioco mobile, sono belli perché hanno proprio delle idee nuove, hanno questa meccanica per cui ogni giro è diverso, ma vaffanculo. Cioè per me ne vale assolutamente la pena, esatto, proprio more Mario Kart ed è esattamente quello che volevo. Mi ha spinto a voler riprendere a giocare. L'audio è alto, sì, appena posto l'ho fatto. Perché praticamente oggi sono senza cuffie, come si potrà ben notare. E quindi ho mixato un po' a caso, non ero troppo sicuro. Così. Che recuperone incredibile, sì. Ah, a me sembra che in realtà piace. Tutti lo odiano, ma a me piace. Perché mi piace che cambia ogni volta che ci giochi a un layout diverso. No. Quasi dimenticato di dire che uso il giroscopio, anche se non è vero. E poi non sto più nella pelle. No! Sono i due messaggi meme di Mario Kart. Tanto quindi quelle due viola sono insieme. Gli altri sono tutti in singolo. Quando ci sono due Mi uguali vuol dire che sono in... che stanno giocando dalla stessa console. Ciao Ste! Tutti adesso, cazzo. Raga, ma cioè, nel senso, Telegram. Cioè, boh. Ah no, sono Cici e Cichi. Quella, questa qua e l'altra perfetta combinazione di Mario Kart è quella con cui fanno i time trial. Infatti mi ricordavo che era con il Wiggler. No, perché? Oddio, questa non mi ricordo mai qual è il modo. Ok, devo entrare dentro. E qui. Ma faccio qui. Riesco ad andare su? No, pelo. Bastardo con la... instant karma.
oggetto più merdo del gioco. Community è d'accordo. Oye Mariano, son is way. Be just out of reach. Ciao Octa. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Sbagliato! Vedete di nuovo. Che palle! Che palle! Decimo! Eh no, non va molto bene. Allora, raga, visto che c'è un po' di gente, what about... come si fanno? Dashboard, ok. Che palle. Gestore stream. Arrivo. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Perché non c'è? Dov'è? Dov'è? Chat. No, community. No, lo voglio modificare. Come si modifica il pronostico? Che palle! Mi fa fare solo... Che palle! Perché posso solo avviare quello che c'è già? Ah, ok, no. Allora... Dal prossimo, però, eh. Ok, almeno ho capito come si fa. Dopo lo faccio. Tra l'altro ora dovrei aver abbassato il volume, cosa che prima mi ero dimenticato di fare. Ma vaffanculo. Questo è il mio. No, decisamente no. Luigi. No, credo di prendere quella doppia. Vabbè. Cosa mi ha... Bisogno di una bella botta di culo e anche di un bell'oggetto.
Magari una stella. No. Ah, ma si può. Vediamo un po' di nuovo. Ho fatto un po' di casino alla fine, però va bene. Allora, raga. Top 3. Un minuto. Prego, raga, divertitevi. Avete meno di un minuto, mi raccomando, ricordatevelo. Qua c'è un 20. Ma posso pronosticare anch'io? Perché mi mette pronostica? Ah no, ok, non posso. Ok, c'è una persona che mi ha fiducia con ben 50 punti canale. Invece c'è Otamagers che non si fida di me. E lo so, raga, che un minuto è poco, però se no poi inizia la gara. Ricordo che anche i mod possono votare, ma se votate non potete segnare voi qual è il risultato. Che fare? Niente, io. Guardate quanto poco basta. No. Speravo che qualcuno lo attivasse. Diciamolo, però non mi sembra. Complimenti a Stefano che si è fidato di me e si porta a casa. Quanti punti canale si è portato a casa? 1000 punti canale. Allora, cosa stavi dicendo, Otta? Mentre fai una gara fai pronosticare per la partita dopo. Ok, facciamo così. Facciamo top 3. 3 minuti. 3 minuti non posso, però posso fare
5, tanto 5 minuti passano tra una cosa e l'altra. Poi male che vada a posto. Posso fare termina invio, ok? All'inizio della prossima gara faccio termina. Non puoi far cagare per 80 partite per arrivare fino a... Otta, mi dispiace. Mi dispiace, bravo Stefano che si è fidato di me. Altri 1000. Raga, voi siete pazzi. Stefano riscommette 1000. Può essere. Prima o poi... Bah, sì, ho fallito. Diciamo, perché ora sto andando meglio? Perché non ci sono più 10 giapponesi, quindi ho un po' più di chance. Dai, concentrazione. Questa non conta, raga, Il pronostico è per la prossima, ricordatevelo. Questa gara non è pronosticata. Perché ora vincerebbe Ota con no chance. Allora quindi non è che siamo più forti. Tardo Yoshi che mi ha spinto. Maledetto, sono un pagliaccio. Maledetto. No. Almeno rispondo buono. Uno. Cosa è esploso? Ma basta! Settimo, va bene, dai. Allora. Dai, cerco di renderla un po' più difficile. Oddio, ho visto l'ultimo risultato, non è che sono super confident. Però pistarco baleno, dai. Anche se con poca gente. Però siamo già 9. No, dai, non è facile. Allora, qua 30 secondi, quindi in realtà perfetto, non devo neanche fermarlo. Quella sì, questa con i capelli blu è bellissima. Che bellini. Ah, giapponese, ok.
Raga, sono. Ci sono già un po' tanti giapponesi per i miei gusti, eh. Rischia di andare male. Shortcut. Da meglio di no. Ma guarda il giro di merda. Un song. Che botto. Che forte finito. No! Con calma. No! Ota! È inutile! Che perdere punti canale da me non è che sia tanti bei punti canale. Oh, mamma mia, che ridere. Però se punta ora state. A mille. Ricordatevi che questa non conta. Non state votando per questa gara. Grandi punti canali. Appena vinti. Senti confident. Però io non ho visto quanto hai puntato, ora non lo posso vedere, quindi.
Che strano che non scompettiamo per partite. Vabbè, cioè, top 3 è da votare, non l'ultimo, cazzo. Ecco, ad esempio, la prossima andrà chiaramente male. La prossima andrà chiaramente male. Io questo risultato non riuscirò a confermarlo. Poi è proprio una cosa tra voi due, perché nessun altro se la sta cagando. Dan Fred. Più che altro i 2000 che hai vinto li hai già bruciati, quindi non è che ti interessi troppo la cosa. Sono tutti delle più, sì sì raga. Cioè manco fossero importanti i punti canale, manco fossero soldi. Cioè raga, quale sei tu? Ah, quello con le sopracciglia. Anche gli occhiali. Raga, questa è dura, eh. Questa è dura. Ok che parto davanti, però $200 cc, raga, buonanotte. Il cazzo. Il grandissimo cazzo. Il grandissimo cazzo. Adesso sta andando bene, ma fidatevi che non andrà bene anche dopo. Io mi concentro e provo a vincere ovviamente, però 200 cc sono fuori forma. Più grande, molto più grande. Sempre sta cosa, che palle! Non ci posso credere!
Stefano, usa il mio POG. Non usare quello. Usa il mio POG. Otta, tutto a posto, stai bene? No, è che c'è il mio, perché non usare il mio? Visto che è un emote follower. Otta, non ci posso fare niente, sono troppo bravo. Sono troppo bravo, non c'è niente da fare. Incomparabile. Incomparabile. Ah, che culo. Sei falsa, Timone. Ah, che gran culo. Che ridere. Allora, vedi come è partito, perché ho scommesso 10 sulla win. No, ma tanto se votate tutti la stessa cosa, non perdete nulla. Vi ridai i soldi. Vai. Ricordo che questa non vale, questa non è la gara. Ricordo a tutti quelli in chat, votate raga, perdete soldi. Non ne vale mai la pena, d'accordo? Ci ho provato, ah, c'è ancora... Ah, ma c'è Francesco! No, non scommettete davvero, esattamente. Scommettete solo i punti finali. Limoni brutti. Leandro Francesco, giusto. Che cazzo? Ma mi ha preso il cuccio blu. Shock Dodge. Ma c'è anche Mark oltre a Francesco. Sesto? Ah, mi aspettavo peggio. Per come si era messa, mi aspettavo peggio. Allora, com'è il pronostico? Ma Stefano mi ha tiffato contro! Gasp! Quanto è Wario? Sì, vi prego.
c'è stato il twist. C'è stato il twist. Io che rido per le cose che ho scritto da solo. Dunque, penso non chiuderò tra troppo, raga. Ottava, vai via, vattene. Scusate, mail, cosa? Quello che mi è ridotto. Signori, siamo in scommessa. Vi ricordo che siamo in scommessa. Iniziamo male perché mi dimentico di accelerare. Top 3. Otta se la gioca per vincere 500 punti canale, ma tanto ne ha già persi 3.000, quindi non gli interessa più di tanto. Stefano fa lo sborone e mi fa contro, quindi vediamo. Siamo, io ve lo dico, siamo contro vari Waluigi con la combo, quella combo buona. Non sarà facile star lì dietro il livello di velocità, però ce la faccio. Ci basta un test forte. No, le gente. Siamo tornati in gioco, eh? Siamo tornati in... We're back in the game. Otta, mi dispiace, però, cioè, io non ci posso fare niente. In che senso, Tony, c'è tutto calizio? Tanto dopo questa chiudo. Facciamo questa senza pronostico e poi chiudo. Così non c'è più il rischio di... Oh no, uno spec di meno. Uno spec di meno. Imbarazzo. Che grande imbarazzo. Raga, voi non avete idea dell'incubo che era stato fare questa mappa a 200 cc?
che appunto lo stavo dicendo all'inizio live, io quando l'ho giocato all'uscita, diciamo, ho fatto tutti i gran premi a 200 cc con 3 stelle, quindi vuol dire vincere tutte le gare, perché dovevo sbloccare i pezzi d'oro o Mario d'oro, non mi ricordo, una delle due, e quindi appunto questo a 200 è proprio un incubo. Cioè tutto a 200 è più difficile, ma questa in particolare era notevolmente difficile. Ok, è andato a cominciare. La pianura padana, sì, è Parma questa. Questa è Parma. Teresa può confermare. Che tristezza questo finale. Il finale perfetto, ragazzi. Il finale perfetto. Oh mamma mia. Il finale perfetto davvero. Un'altra solo perché voglio sperare di fare la, chiuderla con la pista arcobaleno dello SNES, che è una delle mie piste preferite. Però dopo questa chiudo davvero. 2 ore di live ci stanno. Visto che questa live non era neanche prevista. Io mi disiscrivo. Nota, non sei iscritto a questo canale, lo segui e basta. Ti ho distrutto con il vocabolario di Twitch. Sono un rapper di New York e canto nella C-Unit. Bitch, no, volevo pistare con Bonnie. Va bene, facciamo questo. Il Dolce Dolce Canyon. Il Dolce Dolce Canyon e poi... È speculare questo, ok? Che modalità senza senso da speculare. Non l'ho mai capita. Sapevo neanche se potessi fare. Ma che cazzo? (Ride)
colpire Luigi. Perone. Dai. Faccio andare bene. Almeno ho battuto Francesco. Dai, dai, è stato divertente. Nonostante il mental breakdown di Otta, è stato divertente. No, basta, basta. Basta, basta. Otta, io non ci posso fare niente. Tra l'altro avete visto la chat? L'ho aggiustata. Ho aggiustato la chat. Così va bene, così vi piace? Così vi piace? Eh? Si legge? Si capisce? Mi devo mettere tutto qua quando sono... Hai preso... Ma Otta, vaffanculo. Vaffanculo. Ma fai... Mi metto lo stesso qui. Va bene, raga, dai, ci vediamo la settimana prossima con Cuphead. E poi in realtà boh, non so cos'altro. Appunto, settimana prossima con Cuphead, avrò io il mental breakdown. Quindi, grazie a tutti per la company, noi ci vediamo la prossima settimana, non so quando. Non si sente. Perché non si sente? Questo si sente? Non si sente. No, aspettate, non andatevene, aspettate, devo risolvere questa cosa prima. Perché prima l'applauso si è sentito. Vabbè, la metto io da qua. L'altro giorno ha funzionato. Non so. Dov'è? Con calma, con il volume molto più basso, io me lo abbasso qui, dicevamo, raga, grazie.